Ciao a tutti, lui e lei Sophie, e insieme siamo in petto tra te. Guardate dove ci troviamo anche oggi nel mondo fatato. Avete capito bene, ha inizio una nuova giornata nella nostra vita qui nel mondo delle principesse. Ed è stupendo, abbiamo già cambiato outfit, infatti abbiamo questi meravigliosi abiti da principessa e schiaccianoci. Ma come la schiacciamo? Ci sono principe, dillo, principe. Ma un principe non si veste mica così. Va bene, allora cambierò vestito. Esatto, lui, dobbiamo fare un altro salto al negozio. Che dici, andiamo adesso? Oh no, 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 no. Non voglio passare un'altra giornata di nuovo in un negozio per comprare vestiti. Quindi non ci penso neanche. Va bene, però la prossima volta ti faccio comprare qualcosa di incredibile. Proprio come il mio vestito, guardate che meraviglia. Va bene, sì, il tuo è molto bello. Comprerò qualcosina in futuro. E poi ti volevo dire, l'altro giorno hai detto che la mia casa è un po' piccola. Sì, effettivamente era piccolina. Hai detto così davanti a tutto il team Trotter, l'hanno sentito tutti. Sì, vabbè, è una casa carina, però è piccolina. Hai detto che è piccola e insignificante perché in bagno non ho il water. Non c'avevi veramente il water, Sophie, scusami. Così è la verità, c'avevi tipo la vasca da bagno a lavandino. Così mi è venuto in mente, perché non fai vedere a tutti invece qual è la tua casa? La mia casa? Sì, sì, falla vedere, se hai coraggio. No, vabbè, non ti preoccupare, andiamo a scuola adesso, seguimi. Ti faccio vedere io, ragazzi, guardate. Oh no. Lui, che si lamentava tanto, vive qui, nella casa dei tronchi, nella baracca. Innanzitutto non è una baracca, è uno stile di casa molto particolare, perché è una casa tutta di legno. Sai, a me piace vivere in campagna, e così ho scelto questa casa fatta con i tronchi, come se fosse una casa in montagna. Carina, peccato che qui non siamo in montagna. Vabbè, effettivamente non ci avevo pensato, però è carino ugualmente. È sicuramente molto più grande della tua. Beh, vedremo, perché non ci fai fare il tour? Ok, ci sto, vi faccio vedere la mia meravigliosa casa, che sembra la casa di Hagrid. Sì, dai, entriamo. Ok, seguimi, poniamo il campanello. Ma quale campanello? Entra! Ta-da! Ecco la mia casa. Meravigliosa, piena di stanze ma vuota. Sono entrati ladri? No, nessun ladro. Dimmi di sì, almeno dimmi che hanno rubato tutto e che non è veramente così. Allora, va bene. Devo dire la verità, ho comprato questa casa da poco e non ho ancora avuto il tempo di arredarla. Ma ragazzi, vi rendete conto? Questo carciofino qui, Coccodè, cosa faceva? Ha criticato tanto la mia casa dicendo che non avevo abbastanza mobili, che era un po' strano, che avevo la TV piccola, mentre lui vive in una specie di quattro pareti e una stanza. Questa sì che è una casa dei poveri, non c'è niente. Ma col tempo ci saranno le cose. Ho semplicemente bisogno di un po' di tempo per poter acquistare tutti i mobili che mi serviranno. Lui, ma siamo su Roblox, dove puoi avere tutto quello che vuoi, dove puoi realizzare ogni tuo desiderio. Siamo nel mondo fatato, non puoi vivere qui. Devi osare con la fantasia e prendere la casa dei tuoi sogni. Guarda, a me basta questa come casa, e poi non mi potevo permettere una casa più grande, quindi ho questa casa con i tronchi che un giorno verrà arredata e sarà più bella. Guarda, lui, ho capito. Vuoi andare a casa mia? A casa tua? Guarda, in quel buchino di casa non ci voglio proprio tornare. Almeno la mia è grande, come puoi vedere. Certo, non c'è niente, però è grande. Ti assicuro che la mia è più grande. Sì, vabbè, ora la casa di Sophie è più grande. Sophie, ma chi prendi in giro? Lui, non mi credi? No, non ti credo. Beh, vorrà dire che andrò da sola. Sai, stasera avevo intenzione di organizzare una festa. Vado da sola, No, guarda, ti seguo, vengo con te. Voglio farmi un'altra bella risata con la tua casetta. Ah, divertente, dai, su, cammino, ci sarà un po' da camminare. Un po' da camminare, andiamo. Wow, Sophie, ma avevi mai visto questa casa? È veramente gigantesca, chissà chi ci vive lì. Ehi, dove vai, Sophie? Non disturbare, non toccare nulla e togliti da lì, andiamo a casa tua. Vuoi sapere chi ci abita qui dentro? Sì, chi ci abita? Ci abito io, è la mia nuova casa. Cosa? Questa è casa tua? Esatto, è la casa dei miei sogni. Siamo nel mondo dei sogni, no? Delle favole. E quindi non potevo non crearla. Quella lì che hai visto l'altra volta era la mia dependance, la casa per gli ospiti. Quando mi viene a trovare qualche amica, può stare lì in calma e tranquillità, mentre questa qui è la mia casa. Ragazzi, ma questa sì che è una casa da ricchi. È gigantesca. È veramente meravigliosa.
Stupenda! Guardate qui, ho fatto la facciata rosa, fucsia e azzurra, i colori delle principesse! Wow! Poi hai due palme gigantesche private nel tuo giardino! Ah sì, dimenticavo! Ovviamente la mia casa ha un giardino privato! Questa sì che è la casa più costosa che ho mai visto su Roblox! Ma sei curioso di entrare? Perché ti posso assicurare che è ancora più bella! Ma certo! Entriamo subito! Ta-da! Wow! Ma è incredibile questo posto! Così impari a prendermi in giro! Mi dicevi che avevo una casa piccola! Guarda qui, questa non mi sembra proprio piccola! Bene, ti faccio fare il tour! Ma soltanto questa stanza è grande quanto tutta la mia casa! Penso ancora più grande della tua casa. Ma va bene, però non infierire così. Questo qui è il salone d'ingresso. Infatti qui abbiamo un angolo conversazione con due divanetti per poter conversare e prendere il tè con il latte. Sì. Perché i veri reali lo prendono con latte. Quindi tu saresti una vera reale? Certo, sono una principessa. Sì, va bene, principessa. Poi come vedi... Come vedi... Il pavimento o il parquet, perché io adoro il parquet, però questo qui è più chiaro dell'altra casa. E le pareti sono gialle, il mio colore preferito. Ma soltanto una domanda, mi scusi, principessa Sofia delle Carciofini. Sì. Ma perché c'è un pianoforte? Tu non sai mica suonare il pianoforte. Sto prendendo delle lezioni, sto imparando a suonare il pianoforte. Wow, ok. E mentre qui in fondo cosa c'è? Vedo questo arco e una parete azzurra. Oh, quella sì, non è la parete, è la piscina. La piscina? Ma sì, questo qui è l'angolo relax, l'angolo spa. Infatti qua ci sono dei divanetti per guardare la TV, maxi schermo. E poi qui c'è la piscina per fare un bel bagno rilassante con l'acqua calda. Cioè, hai la piscina dentro casa? Oh sì, certo. Wow, è pazzesco. E soprattutto, vorrei tanto farmi un bagnetto. Sì, te lo farò fare dopo. Per il momento continuiamo il tour. Guarda qui, andiamo in cucina. Sì, cosa c'è di qua? Ah, dimenticavo, ovviamente nel salotto ho anche il camino. L'avevo visto, è molto bello. Grazie. Bene, la cucina è totalmente rosa, visto che è un altro dei miei colori preferiti ed è gigantesca. Ci sono tutti gli elettrodomestici, questo mega frigo ultra gigante. Wow, è gigantesco veramente. Già, e anche qui ho una TV maxi schermo e un meraviglioso tavolo gigante per poter fare le feste e ospitare tutti i miei amici. Ok, mi siedo, che si mangia? Lui, ma tu sei venuto qui per mangiare, fare il bagno in piscina, per fare il tour della casa. Ok, continuiamo il tour della casa, dai. Fammi vedere un po' cosa c'è nelle altre stanze. Beh, qui in questa stanza c'è uno studio per studiare, per truccarmi, per cambiarmi. Una stanza d'appoggio, ecco. E dove qui c'è questa scrivania, un meraviglioso specchio. E poi anche questo separè per cambiarmi. E queste splendide finestre giganti regali che danno sul mio giardino. Anche questa stanza devo ammettere che è molto molto bella. Anche più bella di casa mia. Già, esatto. Dopodiché si sale da queste scale. Ma continua ancora? Sì, certo. E qui c'è la mia aria, la zona di Sofì. Wow, ma guarda, l'avevo capito da questa mega stella che c'è nel corridoio. È la parte più bella della casa. Guarda qui, c'è la mia stanza da letto. Wow, ma con letto a forma di corona? Esatto, ne ho ben due. Infatti ne ho uno a forma di corona e poi ho anche questo letto quando decido di dormire in alto. E posso dormire sia su che giù. Guarda, è molto comodo lui. È bellissimo, è super comodo. Eh già. Poi ho questo meraviglioso specchio con le luci per specchiarmi meglio. Aspetta, mi sono incastrato. Lui? Aspetta, mi sono incastrato, eccomi. Già. E poi ho anche il jukebox, guarda, il jukebox in casa per mettere le musiche che voglio, poter cantare a squarciagola. E non importa dove vai, ai ai ai, sai che mi troverai, ai ai ai. Immagina ascolterai soltanto le canzoni dei Me Contro Te. Assolutamente sì. E dopodiché ho anche la cabina armadio, guarda, seguimi. E certo, non poteva mancare ovviamente la stanza preferita da Sofì. Guardate quanti vestiti ci sono. È gigante, non è ancora finita, diventerà ancora più grande e stupenda. Ragazzi, devo ammettere che Sofì ha una casa molto, ma molto, ma molto più bella della mia. Cioè, questa sì che è una vera casa da principessa ricca. È bellissima, io la adoro. Amo avere queste scale in casa, sono stupende. E poi tutte le finestre, la piscina, il camino. Dai, ammettetelo, la mia casa è molto più bella di quella di lui. Già, è bellissima. E io adesso corro a fare un tuffo in piscina. Wow! Anche io! Vai, tuffa bomba! 3, 2, 1! Via! Via! È bellissima!
poi l'acqua è calda. Esatto, è una piscina da interno. E noi nella vita reale siamo andati in una casa con la piscina all'interno, vi ricordate? Sarà divertentissimo. E allora ragazzi, speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso e adesso cliccate davanti a seguire per vedere i video di ieri, mentre davanti a lui per vedere un'altra avventura divertentissima. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio, ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao, ciao.